istruttori, mi raccomando, gara di costruzione di poi a seguire, visto che mi dicono che tutte le scuole medie si sono già... La parola per un saluto da parte dell'amministrazione, soprattutto oggi, perché è una ripartenza ulteriore, quella con le scuole, dopo due anni così complicati. Grazie Luca, e per prima cosa ringrazio gli organizzatori della Cinque Mulini e tutte le scuole che hanno aderito al vostro invito, perché io ormai mi ripeto e quando ci incontriamo per parlare di Cinque Mulini e di sport non manco di sottolineare quanto lo sport sia fondamentale. Perché ricordo davvero sempre quello che ci diceva Paola Pigni, anche due anni fa, a proposito dei giovani. Lei era una grandissima sostenitrice dello sport giovanile e in particolare della campestre. Perché cosa diceva Paola Pigni? Dobbiamo far capire ai ragazzi e ai giovani che la campestre è la disciplina sportiva più naturale e più green. È vero. E io aggiungo un'altra cosa, non è facile far passare questo messaggio che lo sport è importante, però lo dobbiamo fare soprattutto a livello di docenti, di educatori, di genitori. Perché? Perché lo sport ci insegna anche la concentrazione, ci insegna il rispetto dell'altro, ci insegna a lottare per raggiungere anche in un modo autonomo spesso l'obiettivo. Quindi ha un valore educativo e morale altissimo. Io sono molto contenta che voi siate qui oggi alla Cinque Mulini, perché lo sapete, la Cinque Mulini è ormai una leggenda nella storia delle campestri e chi partecipa, come dire, si mette davvero un punto indelebile nel percorso della propria vita, non solo sportiva. Quindi grazie ragazzi, bocca al lupo, mettetecela tutta, non solo oggi alla Cinque Mulini, ma nella vostra vita, nella vostra, così, nel percorso scolastico e poi un domani anche professionale e umano. Allora, buona gara a tutti. Grazie alla signora Rossi che rimane con noi per aiutarci nelle premiazioni e veramente sottoscrivo al 100% le parole. Qui è una scuola non solo di atletica, è una scuola di vita, è una scuola che aiuta anche a migliorarsi comunque in ogni percorso della propria vita. Allora, mancano 5 minuti alla gara dei professori. Cari professori, è il vostro momento, avvicinarsi alla zona della partenza. Fra 5 minuti verrà dato il via alla gara dei professori, per cui è il vostro momento, professori, è il vostro momento. Avvicinarsi alla folla blu, blu con la scritta Caru, blu, blu con la scritta Caru. I professori che vogliono far vedere agli studenti e agli genitori quanto valgono, è il loro momento. Ricordo, non solo gara, non solo professori delle medie, ma anche professori, se sono rimasti delle superiori, mi raccomando professori, è il vostro momento. 1000 metri anche per voi, 1000 metri anche per voi. Non ci sarà una premiazione vera e propria, ma un grande riconoscimento da parte dei vostri genitori, da parte dei vostri studenti, per come avete raccontato anche in maniera così poliedrica questa giornata. Allora, per la partenza, se vi diamo la mano che rendiamo ufficiale anche questa partenza dei professori, diamo ancora qualche minuto per gli ultimi professori e lasciamo ancora qualche minuto. È il vostro momento, professore, è il vostro momento, mettetevi sulla linea di partenza, allora aspettiamo ancora un minuto, sono le ultime scattatari che non si stanno ancora scattando perché vogliono vincere. Ultima chiamata per i professori, ultima chiamata per i professori. Chi avesse ancora voglia di cimentarsi qui sul campo di San Vincenzo Roma, è arrivato il vostro momento,
30 secondi la melodia alla nostra gara così intanto ci aspettiamo questi 30 secondi di fuoco. Le scuole qui oggi, oltre alle superiori che ho già nominato, sono per le scuole medie, la Papa Maria di Lignano, la Corona di Lignano, la Cucina di Cuore, Buongiorno della Vita di Lignano, Dante di Aliceo, secondaria di Nerviano, l'Istituto Comprensivo Manzoni di Restallina. Nerviano, forza Nerviano. Ultimissima chiamata per i professori, adesso vai giù. Allora, quando vuoi possiamo dare il via alla gara dei professori. La seconda ragazza.